Allora, il problema lo conosco. La soluzione? Soluzione. Dove? La soluzione. Non abbiamo più più, perché sono già piena, no? Allora, c'è piena. Noi ci levamo. Vediamo. Noi ci levamo. Con lei grande, l'unica soluzione è... Che la schiena, lo mettete via. L'unica soluzione per superare, quindi per andare a vedere il miglioramento, determinazione dei settori che lancia dei portieri, quello che può decidere il sindaco, e altrimenti non c'è nessun'altra soluzione. Determinazione dei settori significa levarne altri? No, vuol dire dimensionare un pochettino tutti il settore alimentare e spostarsi sull'area alimentare, quindi trovare il posto per fare del mercato. Perché? Vabbè, così è troppo generico. L'amministrazione è capace, perché lei anche per comprare il sindaco sempre, ci ha spostato da via Cascione, che eravamo, alimentare il non in Piazza del Popolo. Sì. Piazza del Popolo. Con la garanzia che finiti i lavori saremmo ritornati in via Cascione. Non toccando quelli di via di Settembre, perché loro erano già posti. Risultato che hanno sempre fatto quello che hanno voluto loro. Sì, sì, vabbè, ma queste sono le polemiche. No, io passato e passato. Adesso, no, fatemi capire questo. Voi eravate posizionati quasi tutti in Piazza del Duomo. Io in 20 settembre. E via 20 settembre. Tre o quattro eravamo in 20 settembre. Abbiamo levato Piazza Duomo e via 20 settembre, anche mi si dice, su richiesta vostra che volevate spostarvi. La Piazza Duomo. Ci siamo. Nello spostamento che voi avreste previsto in via Cascione, dove una volta eravate, è così? Dove una volta eravate, vi siete trovati che in via Cascione ci sono degli altri. Esatto. E quindi voi, che volevate spostarvi per andare in via Cascione, fate il vostro sindacalista, no? Sì. Sono, siete andati a finire in via Marte. Nella situazione attuale che è questa e che conosco, qual è la proposta vostra? Che volevano trovare i vostri posti in prima parte, poi dopo da 2-3 mesi che sicuramente ha detto, i nostri posti di prima, che siamo tutti d'accordo, è giusto Claudio, e però poi state dicendo che cosa è buona sostanza, però nessuno vuole andare, mi pare di capire, se non ci volete andare voi non ci vogliamo andare neanche. No, vogliamo andare negli altri, i posti di prima, poi dopo fare le cose fatte bene. Allora, ma è meglio via Quarone, la dico così, o è meglio Piazza Roma, dove avete condividere l'immobilizia, è la cosa migliore Claudio, lo dico io. Cioè se si allargasse il mercato, da Piazza Roma, per Piazza Roma. Piazza Roma? La Piazza Roma, no, la cosa migliore, la Piazza Roma, che era la Valle di Lupi. Perché io avevo il banco dove c'era la panettiera, la seconda parte di via Cascione non va bene. No, ragazzi, io ho abbandonato il posto. Ce l'ha provato? Ho abbandonato il posto che avevo. Perché per esempio, come negozi, no? La stranezza di via Cascione, adesso poi Cavour sta là davanti il lavoro, adesso faremo anche la galleria. La stranezza di via Cascione, che anche gli esercizi commerciali, quelli un po' più smart, nella seconda parte di Cascione, non nella prima. No, ci siamo già stati. Abbiamo dovuto abbandonare. Se voi preferireste eventualmente un allargamento in Piazza Roma. Io direi che anche per andare contro la cittadinanza, se il settore alimentare fosse un po' sparpagliato su tutta l'area del mercato, offriremo un servizio migliore. Vabbè, più o meno capito. Sono tante. Quanti di voi sono di Imperia? Tutti. Io sono Imperia. E il mercato di Sanremo le rende molto di più di quello di Sanremo? No, io non le faccio Sanremo, faccio sempre perché sono 40 anni. E chi è che fa mercati anche fuori? No, è Imperia. Borghetto, Loano, Borghetto, Loano e Imperia. Palestro e Porto Marino. C'è più crisi qui? No, adesso è un po' tardi. Adesso è crisi. No, sì, ma Imperia non è il lavoro, ma Porto Marino è lavoro. Ma Porto Marino sono lavoro. Lavoravamo da marzo. Via 20 settembre, per quanto mi riguarda, via 20 settembre io ho perso laggiù il 90% del lavoro, perché tutti i clienti che avevo in via siete settembre... tutti in regola nelle misure dei sì, pagamenti con te, perché sapete che prima di dire ti vorrei dire una cosa, io sono a posto. Vi vedo Coronelio con lei, facciamo il punto e poi facciamo vedere una delegazione loro. Bene, lasciamoci, arrivederci. Grazie. Buon lavoro. Grazie.